Ciao a tutti ragazzi, il vostro Mystery Man oggi vi ho portato sulla neve al passo del Cento Croci, sulla strada che porta alle cappellette e alle pale eoliche che sono là sopra. E non sono venuto da solo, ovviamente oggi sono venuto col mio amico Santillo che ve lo presento insieme alla sua magnifica supercar per la neve. Vai Frantillo, eccoti. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qui, come ha detto il nostro Mystery Man, al passo di Cento Croci, nella strada che porta al passo delle Cappellette. Questa è una nevicata copiosa che è caduta esattamente nel venerdì, sabato e domenica. Adesso oggi è una stupenda giornata di sole e siamo in zona gialla, quindi possiamo circolare e siamo venuti a farci un giro col nostro Suzuki Vitara 1616 valvole, 94 cavalli del 1996. Equipaggiato con pneumatici da fuoristrada e kit rialzo. Il mezzo si comporta molto bene, anche se poco fa per far passare i soliti sapientoni della neve ci siamo sprofondati in 1 metro di neve e abbiamo dovuto faticare un pochettino per uscire, grazie all'aiuto di passanti che erano qua a fare delle escursioni. Detto ciò, la macchina si comporta molto bene, è un ottimo mezzo per fare neve fuori strada e niente, non saprei cos'altro aggiungervi, ragazzi. Ovviamente adesso vi faremo anche la parte guidata dove ve la farò vedere e lui, Santillo, vi descriverà la macchina come si comporta sulla neve. Questa è una strada veramente molto bella, innevata con i muri di neve e a breve ve li farò vedere molto bene. Per il momento, grazie per aver seguito. Eccoci ragazzi, adesso vi faremo la parte guidata, il vostro Mystery Man e Santillo. E questa è la macchina da dentro, aspettate, ve la giro un po' meglio che... Ecco, la macchina da dentro è molto semplice, giusto come deve essere una macchina. Abbiamo le marce normali più le Ridotte, ridotte. 4x4. E adesso Santillo vi descriverà la macchina mentre guidiamo. La macchina, come vi ho detto, è un 1616 valvole, benzina. Pronto. Qui abbiamo un land meter, che è un dispositivo per vedere le inclinazioni della strada, soprattutto in fuoristrada. In questo caso oggi siamo sulla neve, quindi diciamo che non è proprio la condizione ideale. Come vedete anche i tetti delle case sono copiosamente ricoperti. Qui stiamo per scendere dal passo della Cappelletta, arriveremo al passo di Cento Croci. Qui c'è il ristorante che ora ovviamente con le normative anti-Covid fanno quello che possono. E niente, la macchina si comporta egregiamente sulla neve, a parte quando si finisce magari in dei solchi di 1 metro per far passare qualche inesperto e quindi lì poi la situazione è un pochettino più complicata uscirne. Qui ormai siamo rientrati nella statale e scendiamo. Proseguiamo il nostro video, ragazzi, vi faccio vedere questa parte solo panoramica, sempre della vallata del passo del Cento Croci, che è una cosa meravigliosa e va assolutamente fatto vedere, mentre siamo sempre alla guida della Jeep di Santillo. Guardate che spettacolo. Ora qui la strada ormai è pulita, non ci sono più problemi. Essendo la strada statale che porta dalla provincia di Parma alla provincia di La Spezia, la tengono ovviamente pulita. Ragazzi, con questo concludo il video di oggi. Vi avevamo portato sulla neve con Santillo e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Woohoo!